Oggi volevo presentarvi l'evoluzione della radio. Lo vedete il marchio, il nuovo marchio Radio Plus, Unlimited Solution, non a caso. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo avanti, ma lo abbiamo fatto in modo naturale perché è proprio l'audio che sta cambiando, quindi la radio non più solamente come FM, DAB, già aveva avuto un'evoluzione, ma sempre di più la radio viene ascoltata con tutti i device, ma anche e soprattutto in qualsiasi momento. Quindi l'evoluzione digitale non solo ha reso eterna la radio, quindi tutti i programmi possono essere ascoltati in qualsiasi momento, andando anche in archivi storici. Ma anche mentre si fa jogging, chi ha perso il proprio programma se lo può riascoltare, e questo ha dato, come dire, uno spunto in più non solo agli editori e broadcaster per la produzione di anche contenuti originali, podcast originali, ma anche podcast programmi che danno la possibilità, come dicevo prima, di ascoltare la radio on demand. Questa è una piccola evoluzione digitale. Questa evoluzione digitale poi ha portato anche le concessionarie di cui io sono presente. Presidente come FCP Assoradio a doversi trasformare. Quindi la radio che aveva una peculiarità unica come media, che era quello di contattare il pubblico e di avere questo rapporto di engagement non solo con i propri ascoltatori in FM, ma anche con gli eventi che per fortuna sono ripresi. Non è stato abbandonato anche la possibilità di fare eventi in streaming, quindi abbiamo raddoppiato l'opportunità di fare eventi di piazza, eventi in fiere dedicate o altro, ma anche la possibilità di avere un pubblico più ampio che in digitale può ascoltare un argomento interessante o un evento musicale o non, anche seduto a casa comodamente sul divano oppure in audio naturalmente, mentre in ufficio o mentre sta facendo gioco. Ecco, considerando tutti questi touch point, no? Quanto vale complessivamente in termini di investimenti pubblicitari consolidati la radio oggi? La radio oggi vale all'incirca 400 milioni di euro l'anno. Quest'anno siamo uno dei pochi mezzi a aver avuto un segno positivo, quindi di questo dobbiamo essere solamente molto contenti e molto soddisfatti. Lo facciamo ancora in modo divertente, le concessionarie e gli agenti hanno dovuto veramente fare uno sforzo in più rispetto al passato, quindi non c'è più la vendita della singola pubblicità tabellare che rimane sempre naturalmente una parte molto importante della vendita della pubblicità radiofonica, ma come dicevo prima, integrarla anche con elementi diversi, digitali, sponsorizzazione di programmi, l'ho detto prima, digital roundtable, piuttosto che altri eventi sul territorio, e quindi la concessionaria deve avere dei professionisti che abbiano una dinamicità a 360 gradi e anche con alcune metriche digitali che sono state introdotte per forza di cose, insomma, perché alcuni elementi digitali si vendono con delle metriche un po' diverse rispetto a quelle della radio.